hanno accettato di ritirarsi da Serre Canine dopo 10 giorni di resistenza incredibile, durante i quali sono anche riusciti a ricacciare indietro i turchi e i jihadisti in diverse occasioni. Allora, di fronte a questa disponibilità a trovare una soluzione, sia pure in una situazione di giustizia e di crimini contro l'umanità, la seconda cosa chiara che da questa piazza viene detta oggi è che nessuno si consideri in Italia innocente ai piani alti della politica, ai piani alti dell'interesse economico, militare e finanziario. Luigi Di Maio e Giuseppe Conte non hanno ingannato nessuno, così come non ha ingannato nessuno l'Unione Europea. Nessuno in questi giorni, a partire dagli operatori dell'informazione per arrivare all'ultimo cittadino, ha creduto che l'Europa e l'Italia non siano complici in questo momento. Quindi la richiesta, la rivendicazione, la pretesa di questa manifestazione, di tutte le persone che in Italia hanno buon senso, è molto semplice: una no fly zone. La Siria del Nord deve essere protetta con la chiusura dello spazio aereo. È l'unica soluzione possibile, è l'unica soluzione concreta, è una soluzione militare a un problema militare.